serve per un uomo fa. O ainda ne uno si chiamava Mimmo Carotenuto. Mandava sempre lo stesso messaggio: non accettare l'amicizia di gente ammirata, è un fake che si rubi i tuoi dati. O io una roba, mandai un altro messaggio, gente rapita, era sempre questo. Mi raccomando, non accettare l'amicizia di gente ammirata, è un fake che si rubi i tuoi dati. E che si fa una settimana sana. A parte che io sta gente ammirata, la sapevo proprio. Ma io sapevo anche chi era il suo Mimmo Carotenuto. Ma per una settimana, ma fammi aprire chi è questo? E sta fringo, un po' profilo. Era un marito di città ammirato. Anche se scrissi un messaggio, ma non è tutto quanto, non aprire i messaggi, mi poca rata, non è un povero cornuto, è così connettata, e la lingua italiana che è diventata la coppa. Oggi posso, stasera parliamo di poesia, Leopardi, che è diventata la coppa, la lingua italiana. Tu stai chattando con un'amica, non so di finire scuola elementare. Dalla risponde, mi ricordo di te, abbiamo stato insieme alle scuole elementari. Ma forse c'è una nata volta, Raffaele. Venga, non si può niente. Il verbo avere l'accannanza, penso perlomeno a 7-8 anni, non si porta più. Anzi, un fenotano, piglia pure una cazziata. È arrivato il professore Oxford, niente di me, che è la roba che si studia alla sera. Peggio ancora quando si fanno concorrenza fa di loro a chi si mette a gola. L'altra volta parlando di Napoli, uno scrivette: se tornerebbe Cavani, il Napoli vincerebbe lo scudetto. Arrivai uno sotto, volevo correggere. Scrivette: si dice se tornasse, che brutta cosa l'ignorantità. Champagne!